Ecco come si presentava questa mattina all'ingresso del Ponte Vecchio. Tante inevitabili impalcature, peraltro destinate ad avere ormai le ore contate, ma nessuna bandiera. Per vedere qualche tricolore a Bassano ci si è dovuti affidare alla buona volontà di qualche privato cittadino o negoziante, o come accaduto ad Angarano, agli Alpini e al quartiere. E così, inevitabile, anche tra gli stessi bassanesi è scoppiata la polemica. Dire, qui è pieno di alpini, sono venuti per vedere Bassano, sono venuti a vedere il tricolore degli alpini, ma che qui a Bassano non c'è. È una cosa che mi ha delusa, anzi direi che veramente qualcuno si dovrebbe vergognare di questo. A Bassano c'è una piccola polemica perché dicono, insomma, si sapeva che gli alpini sarebbero passati, magari due tricolori in più in città potevano esserci, secondo voi? Sì, è vero, sono d'accordo, sarebbe stato bello, sì. Anche se è necessario vedere il Ponte Vecchio nelle condizioni in cui versa ora, per molte penne nere è stato un grosso dispiacere. Da pena vederlo così. Che io sono venuta qui dal 2008 e lì sopra ci sono passata tutta la notte praticamente, abbiamo ballato, ci siamo divertiti, abbiamo bevuto. Vederlo così mi è veramente dispiaciuto. Ma se il Ponte Vecchio almeno ha una buona ragione per essere poco accogliente, diversa è la questione del Tempio Ossario. Abbiamo provato a passare anche al Tempio Ossario, però purtroppo era chiusa. È un peccato perché si perde qualcosa. Abbiamo visto il Monte Grappa, molto bello, il Ponte degli Alpini molto bello. Sarebbe stato bello vedere anche l'Ossario però.